La Mini 4WD è un modellino di auto da corsa a quattro ruote motrici. Ha un motore super potente, una perfetta tenuta di strada ed è velocissima. Il ruggito del suo motore in gara è un vero piacere per gli intenditori. E questo modellino è anche facile da montare. Prendete il telaio, metteteci del grasso, aggiungete le ruote al corpo dell'auto e avvitate le altre parti della carrozzeria. E il gioco è fatto! Per di più, con qualche aggiunta da parte vostra, può andare ancora più veloce. Questa macchina a trazione integrale è l'unico automodellino del genere esistente al mondo. Siete tutti pronti? Perfetto! Mi dispiace per te, Ricky, ma oggi la gara la vinco io, hai capito? Invece sarò io a vincerla! Ti sbagli, la vincerò io! No, sarò io! No, non è vero! Vincerò io! Vincerò io! Vincerò io! Ehi, questo non è il momento di litigare! Il prossimo gruppo partirà fra poco! Certo, lo so benissimo! Io sono già pronto, è tutto a posto! Super macchina! I fratelli pronti via! La gara ha avuto inizio. Due macchine sono già in testa al gruppo. Appartengono ai due fratelli Ricky e Gigo. La macchina del fratello più grande, Ricky, sta facendo un'ottima curva. Quella del fratello più piccolo, Gigo, sta accelerando. Sarà la mia macchina a vincere! Ti sbagli, sarà la mia! Le due macchine sono testa a testa. Vai, vai, vai! Dai, dai, dai! Vai, corri! Peccato! Le due macchine si sono scontrate e sono uscite di pista! Andavano troppo veloci! Guarda che disastro! È colpa tua! No, è colpa tua! Hai cercato di superarmi in maniera scorretta! Ma che stai dicendo? Sei tu che mi sei venuto addosso! Avresti potuto evitarmi! Su, basta adesso! Se tu mi fossi messo di mezzo, io sarei rimbalzato e rientrato in pista! No, non è vero! Una bugia! Sei tu che mi hai buttato fuori e lo sai! Ma stai zitto! È solo tutta colpa tua, Ricky! Che cosa hai detto? Se volete litigare, andate a farlo fuori! Va bene, andiamo fuori così faremo i conti. Con molto piacere. Che caratterini. Spero si diano una calmata, perché altrimenti mi sa che qui finisce male. Sei pronto? Pronto. Guarda, mamma, le macchinine, le macchinine. Pronti? Via! Vai, vai, forza! Mi vuoi bene? Certo. Oh. Hai visto che roba? Sì, da dove è uscita quella macchina? Siete sorpresi, eh? Oh. Beh, ragazzi miei, sappiate che si tratta di un progetto top secret, la Saber. La Saber? L'hai costruita tu, Fighter? Beh, veramente sono stato io. Era da moltissimo tempo che avevo in mente di realizzarla. Volevo costruire una macchina velocissima. Alla fine sono riuscito a costruire una macchina alimentata ad aria. E l'ho chiamata Saber. In effetti è velocissima. Ma lei chi è? Scusi. Quel signore di fronte a voi è Mr. Jeep. È lui che ha progettato e costruito la Saber. Mr. Jeep? Bene, è tutto chiaro ora? Guardate, ragazzi, queste sono la Sonic Saber e la Magnum Saber. Sono per voi! Fantastico! No, non sono per voi. Già, sono solamente in prestito. Le potete tenere. Ma solo fino al giorno in cui si disputerà la corsa della Great Japan Cup, è chiaro? E se non sarete in grado di farle funzionare al meglio delle loro possibilità rielaborandole a modo vostro, dovrete restituirmele. Sì, ci riusciremo! Non deve preoccuparsi! La mia Sonic Saber! Sei bellissima e ora sei mia Magnum Saber! Mr. Jeep, come mai ha scelto quei due fratelli?
Vedi, le mie saber potrebbero anche funzionare al di sotto delle loro possibilità se venissero usate nel modo sbagliato. Voglio vedere che cosa ne faranno quei due fratelli così diversi fra loro. Voglio sapere se dei bambini sono in grado di sfruttare il potenziale di queste macchine. La realizzazione del mio progetto dipende da quei due fratelli. Spero tanto che Ricky e Gigo vincano la Great Japan Cup. Lo spero anch'io. Il mio progetto è molto importante, lo sai. Beh, non ci resta che aspettare e vedere. Ricky, Gigo, la cena è pronta. Basta giocare, venite a tavola. Venite a tavola, ho detto, sbrigatevi. Forza, vai! Hai sentito che cosa ho detto, Gigo? Sì, stavo facendo pratica per la partenza. La carica è molto importante. Ah, capisco. Ricky, mi hai sentita? Sì, sto facendo un disegno per la mia Sonic Saber. Sonic Saber? Già, domenica prossima sarà un giorno molto importante. Capisco. Sono sicuro che vincerò io la Great Japan Cup. Invece vincerò io. Non è vero. Sì che è vero, vincerò io. Zitto, vincerò io. No, io. No, io. No, io. No, io. Vi dico io. Io. Adesso basta, mangiate. Se non vi sbrigate, mangerò io la vostra cena. Oh no, aspetta. Non vorrei ingrassare, mammina. Devo dire che sono rimasto molto sorpreso perché all'improvviso ho visto una cinquantina di ragazze che correvano verso di me. Erano tutte ragazzine appena uscite da sì, scuola. Sì, ed erano tutte così carine. Sono a casa? Oh, ciao, bentornato. Dove sono Ricky e Gigo? Di sopra che giocano con le loro macchine. Come al solito, guarda qua. Ah, che cos'è quello? Una pista per modellini a quattro ruote motrici. È bella, non trovi? Oh no, se adesso gliela dai sono sicura che si metteranno di nuovo a litigare. No, non preoccuparti, cara, questa l'ho comprata per me. Ah! Paura, gli adulti sono esclusi dalla gara. Meno male. Però non dire niente ai ragazzi, hai capito? Bene. Ho ridotto il peso il più possibile, così sarà velocissima. Velocissima? Vediamo cosa sta combinando Ricky. Non capisco, non l'ho mai visto così tranquillo. Cosa diavolo starà preparando? Penso che userò questa catena. Quella classica è la migliore. Le macchine di tutti i concorrenti dovranno essere ispezionate. È fantastico, guarda! Già, non vedo l'ora che la gara cominci. Per quanto difficile sia la pista, sarò io a vincere. Io non credo che tu abbia una macchina molto veloce. Allora resterai sorpresa. Guarda qua, la mia Magnum Saber è supersonica. La tua non riuscirà mai a starle dietro, vedrai. Ah, non sottovalutare la mia Sonic. La velocità non è tutto per vincere una gara. Sarai sorpreso di vedere come funziona bene la mia macchina. Le macchine lente come la tua non le vedrò nemmeno, credimi. Finirai di nuovo fuori pista, ma questa volta vedi di andarci da solo. Ma cosa dici? Ehi, chi è il prossimo? Io! Ok, tutto a posto. Grazie. Che belle le vostre macchine. Già, si chiamano Saber. Ciao, io sono Michele. Ehi, ma tu hai l'Avan 2001. Io sono Gigo. Io sono Ricky. Ciao. Tutti ci chiamano i fratelli pronti via. Andiamo a prepararci. Sì, e che vinca il migliore. Sì. Allora, ragazzi, vi sentite pronti? Sì, siamo pronti! Non vediamo l'ora! Tra pochissimi istanti comincerà la gara preliminare per la qualificazione! Come lo fai? Quest'anno la gara si svolgerà nelle Dragon Mountain Rocks. È una pista studiata appositamente per mettere alla prova la guida dei concorrenti negli ambienti selvaggi. Si potrebbe chiamare una gara di sopravvivenza. I primi tre partecipanti che completeranno questa corsa saranno ammessi a prendere parte alla gara finale di quest'inverno.
E ora vi presento un ospite illustre, Mr. Jeep, il padre dei modellini a quattro ruote motrici. Auguro a tutti buona fortuna. Sono così emozionata. Anch'io. Eccoli lì, fratelli pronti via. Ora scoprirò di che cosa sono capaci. Tutti i partecipanti si preparino! Ce la devo mettere tutta! Forza, Avanta 2001! Pronti? Avanti, forza! Via! Falsa partenza! Si deve ricominciare! Su, forza Magnum! Vai, Avant! Pronti? Avanti, forza! Via! Questa volta la partenza è regolare! Le due sabbie alpinite e Vigo si sono subito portate in testa al gruppo! I due fratelli sono vicinissimi! Si stanno avvicinando al primo ostacolo, il Ponte dei Campioni. È un punto molto pericoloso in cui convergono 10 differenti corsie e c'è la possibilità che le macchine si scontrino. Avanti, forza! Sono contro al muro! Nessuno dei due vuole cedere! Ah, le due macchine stanno entrando insieme nella corsia singola! C'è un grande scontro dietro di loro! Ma i fratelli pronti via sono riusciti a passare! Sul rettilineo la Magnum Saber di Vigo è passata in testa! Vigo ha rielaborato la sua Magnum dando importanza alla velocità. Le gomme sono leggere e gli alettoni sono bassi per esaltare al massimo la sua potenza. Ho fatto bene ad inserire il turbo e in più ho alleggerito la carrozzeria. Ci stiamo avvicinando al secondo ostacolo. Una serie di curve e controcurve. Se si esce di pista qui è impossibile rientrare in gara. Bisogna essere molto prudenti. Vediamo che la Magnum Saber di Vigo ha affrontato la curva molto bruscamente. Ed ecco che la Sonic Saber di Ricky guadagna terreno all'improvviso. No, ti ho raggiunto! Sono fianco a fianco. La Sonic ha affiancato la Magnum di Vigo dopo una curva molto ben eseguita. Come mi aspettavo, i due fratelli hanno rielaborato le macchine in maniera completamente opposta. Il fratello più grande, Ricky, ha dato importanza alla tenuta di strada. Gli alettoni sono alti per schiacciare la macchina contro il terreno e dare stabilità. E ora vediamo come si comportano i nostri concorrenti con il prossimo ostacolo, la Valle del Vento. Molte macchine vengono spinte fuori pista dal forte vento. La Sonic e la Magnum non sembrano risentirne minimamente e proseguono imperterrite. Le macchine Saber alimentate ad aria rendono al massimo in presenza del vento. Incredibile! Come fanno a restare in pista con un vento simile? A quanto pare soltanto la Magnum e la Sonic sono uscite indenni dalla Valle del Vento. No, aspettate un momento, mi sbagliavo! C'è un'altra macchina che sta arrivando! È quella di Michele, l'Avant 2001! I pretendenti alla vittoria a questo punto sono tre, Ricky, Vigo e Michele! In testa comunque continua a resistere la Magnum di Vigo e la stessa macchina che comandava il gruppo sul rettilineo della Valle del Vento. Il prossimo ostacolo è una collina davvero molto ripida. Devo vincere io. Non sapremo chi vince fino alla fine della gara. Vincerò io. No, io. No, io ho detto. Ricky e Vigo stanno scivolando giù dalla collina. Ma sia la Magnum che la Sonic stanno salendo a meraviglia. Sono quasi in cima. Il prossimo ostacolo è il più duro di tutti quanti. La grande cascata. Una volta giunti in cima alla collina si scende tutto d'un fiato e ci si trova davanti questa terribile cascata. Se la macchina dovesse caderci dentro verrebbe distrutta e sarebbe impossibile tornare in gara. Hanno superato la cima! Ce l'abbiamo fatta! Magnum, cosa ti succede? Credo proprio che Vigo abbia reso la sua macchina un po' troppo leggera. La carrozzeria non è abbastanza resistente e tutte quelle curve un po' troppo azzardate ne hanno minato la resistenza nel tempo. Forza! Un ultimo sforzo, Magnum! Forza! La grande cascata sta mettendo in difficoltà le due Saber! Guardate! Entrambe le macchine sono state spazzate via! È colpa dell'acqua, ha impedito l'alimentazione ad aria. La mia macchina! Le Saber sono nei guai! Se cadono nella cascata si danneggeranno e dovranno ritirarsi dalla gara. Sono saltati!
Ricky e Diego sono riusciti ad afferrare le Saber! Purtroppo i due fratelli sono caduti dalla rupe! Guardate! Michele ha passato adesso la cima! A questo punto la sua Avant 2001 è la sola macchina rimasta in corsa! Ma ora Michele ha fermato la sua macchina! Certo, vorrà mettere le gomme da pioggia. È la maniera migliore per passare attraverso tutta quell'acqua. Michele ha adottato una buona strategia. Ora ha tutto il tempo per cambiare i pneumatici. I fratelli pronti via sono ancora ai piedi della grande cascata. Ahia, che male. Sei tutto intero, fratello? Sì, non mi sono fatto niente, per fortuna. E tu come stai? Anch'io sto bene. E anche la mia Sonic. Posso ancora rientrare in gara. Magnum! Dov'è la mia Magnum? Forza, Gigo, andiamo! Ehi, ma che cosa ti prende? Gigo! La carrozzeria si è spaccata! Non c'è più niente da fare, l'ho resa troppo leggera! Mi dispiace, Magnum! È tutta colpa mia! Dai, Gigo! No. Su, forza, muoviamoci! Lasciami in pace, non c'è più niente da fare, vai tu se vuoi! Ma che cosa stai dicendo? La gara non è ancora finita! Lo vuoi capire o no? Ti ho detto che la mia Magnum non è più in grado di correre! Non puoi arrenderti senza neanche fare un ultimo tentativo! Ormai è tutto inutile, non dire stupidaggini! Sei tu che dici stupidaggini! Tu non sei il vero Gigo, perché lui non mollerebbe mai in una situazione come questa! Forza, dimostrami che sei Gigo, coraggio! Va bene, ci proverò. La macchina di Michele si avvia con sicurezza verso la grande cascata! L'ha superata! Ora non gli rimane che avviarsi al traguardo! Una vera gara a eliminazione, non c'è che dire! È rimasta soltanto una macchina in gara! Che c'è, Mr. Chip? Purtroppo questo significa che il progetto dei miei sogni dovrà ricominciare da capo. E dire che avevo investito così tanto in quelle macchine. Avevo dedicato loro gran parte del mio tempo e ora purtroppo... Eh? Ma che succede? Eccoci qua, le nostre Saber sono ancora in gara! La Sonic sta dando sostegno alla Magnum danneggiata e grazie al peso raddoppiato sono passate attraverso l'acqua! Che gara emozionante! I fratelli pronti via sono rientrati in pista! E stanno cercando di raggiungere l'Avant 2001! Le tre macchine sono prossime all'arrivo! Sono fianco a fianco! La Sonic Saber ha tagliato il traguardo per prima! La gara si è conclusa! Il primo premio va alla Sonic Saber di Ricky, il secondo all'Avant 2001 di Michele e il terzo alla Magnum Saber di Gigo! Ricky, ascolta! Che c'è? Beh, io volevo dirti che... volevo dirti che mi hai salvato! Per cui, grazie mille, fratellone! È normale, tu hai sempre bisogno del mio aiuto. Essere tuo fratello è una vera faticaccia, credimi. Uffa, perché devi dire così? Io stavo cercando di ringraziarti. Beh, allora stai zitto, i tuoi ringraziamenti mi danno il prurito. Ma che cosa stai dicendo? Se hai punto è perché non ti lavi abbastanza. Beh, sei modo di ringraziarti. Quei due ragazzi sono in gamba. Sì, è vero. Ci hanno mostrato di che stoffa sono fatti. Già, sono riusciti a compensare perfettamente le debolezze del motore alimentato ad aria. Ma allora, le Saber saranno presto sul mercato? Beh, è ancora presto per dirlo. Ma credo che dopo la gara finale sapremo se sono veramente pronte. Comunque, quello che mi ha reso più felice oggi è stato vedere come quei due ragazzini hanno fatto il possibile non per riuscire a tenere in gara le mie automobili. Lo giuro! Una bella lezione e poi io non ho bisogno del tuo aiuto. E adesso possiamo dare inizio alla cerimonia della premiazione per la corsa della Great Japan Cup. Ricky, Gigo e Michele si sono selezionati per la gara finale. Ricky, sei stato il solito imbroglione. Eh? Hai fatto apposta a lasciare indietro la mia Magnum, lo so. Ma io... L'hai fatto apposta. Ora basta, ragazzi, smettetela di litigare. Avanti! Oh!